Questa era l'udienza proprio di mercoledì scorso, l'udienza del Papa di mercoledì scorso. Lui si è domandato che cosa significa per la nostra vita la risurrezione. Ecco perché, guardate carissimi amici, vi prego di stare un pochettino attenti, perché poi tutte le parole che ci possiamo fare, tutte le cose buone che possiamo fare, lasciano il tempo che trovano. Perché pure che uno guarisce o si sistema, e uno guarisce, poi dopo sempre verrà la vecchiaia, verrà la malattia, verrà la morte. Quindi non è che risolviamo, allunghiamo il problema è se dopo che finiamo questa vita c'è un'altra vita. Ecco, un amico mi ha detto proprio prima di venire qui a registrare che tempo fa ha visto delle persone che proprio durante il funerale di una persona cara si litigavano, che manca a morte, perché quando non c'è la grazia di Dio, cari amici, la vita qui sulla terra diventa veramente solo una valle di lacrime. Ecco, è di invidie, di gelosie, di rancori, di odio, ed è brutto. È un inferno la vita qui sulla terra senza l'incontro con colui che è capace di perdonarci i peccati e di liberarci da sta maledetta paura della morte. Perciò la catechesi di mercoledì è stata veramente stupenda, perché il Papa ha sottolineato l'essenza del nostro essere cristiano, domandandosi all'inizio che cosa significa per la nostra vita la risurrezione e perché senza la risurrezione è vana la nostra fede, non serve a niente, potremmo essere pure brave persone, ma se non risorgiamo, amici miei, che senso ha la vita? Io mi domando spesso e vi invito a farlo, non abbiate paura, carissimi amici, di dire, ma che cambiamo a fare? Ma che cambiamo a fare? È una domanda che dobbiamo tenerla sempre aperta e piano piano capiamo che se viviamo, viviamo per l'unico motivo è per imparare a nevulire bene, che in italiano si dice ad amarci, ma detto in termini noi non finiremo mai di imparare a volerci bene. Ecco che in ogni luogo, nella famiglia, nella scuola, nei luoghi dove si passa il tempo, dobbiamo impegnarci tutti in questo, ma per avere la forza di volerci bene ci vuole la forza di Gesù Cristo risorto, la pace di Gesù Cristo risorto. Ecco, perché Gesù Cristo risorto appare ai suoi amici deboli, fragili, interessati, ottusi, invidiosi, gelosi, maligni, come noi, e gli dice, vi lascio la pace, vi do la mia pace, perché io non guardo ai vostri peccati, ma alla fede. Allora, vediamo dove arriviamo, Mendeboa Croce, di questa udienza bellissima del Papa. La nostra fede si fonda, dice Papa Francesco, sulla morte e risurrezione di Cristo, proprio come una casa poggia sulle fondamenta. Se cedono queste, le fondamenta, crolla tutta la casa. Sulla croce Gesù ha offerto se stesso, no 10 euro, 100 euro, soldi o un po' di tempo, no, ha offerto se stesso, prendendo su di sé i nostri peccati, i miei e i tuoi, chi è Berlusconi, chi è D'Alema, chi è Bersani, chi è Grillo, che non è che Grillo e Nangioletto, tutti i peccati nostri, di tutti, e di Pietro che non vediamo più, e fine, no, con Porni vediamo più, prendi i peccati di tutti, del capo che abbiamo al lavoro, del vescovo, dei cardinali, e tutti, piglia i peccati di tutti. Gesù, i nostri peccati, scendendo nell'abisso della morte e nella resurrezione, li vince, li toglie e ci apre la strada per rinascere a una vita nuova. Ecco, Gesù si è portato appresso per 3 anni Giuda, che si fricava le sorde, che voleva che Gesù facesse quello che diceva lui. E quindi non ne meravigliamo se oggi nella Chiesa ci possono essere persone, non è la Chiesa, sono persone che non fanno il loro dovere, perché Gesù vuole bene anche a loro ed è morto anche per perdonare i loro peccati. E finché c'è vita e c'è speranza, ci possiamo convertire anche in extremis. C'è l'unzione degli infermi, ma c'è l'estrema unzione, che la quando non avviciniamo
proprio alla morte, se confessiamo bene i nostri peccati, ne potremo pentire tutti il male che facciamo. San Pietro lo esprime sinteticamente all'inizio della sua prima lettera, come abbiamo ascoltato. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti per una speranza viva, non per una speranzuccia da se risolvano i problemucci che incominciamo a lavorare più, che è una cosa urgente da fare, fare lavorare le persone, specialmente i giovani, tenerli occupati, perché sennò l'ozio è il padre dei vizi, mannaggia la miseria, no? Quando invece uno si impegna, incomincia a pigliare gusto, a lavorare, a realizzare, a cambiare la realtà, e così sente più uomo. Mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce, che è per sempre. L'Apostolo ci dice che con la resurrezione di Gesù qualcosa di assolutamente nuovo avviene. Quindi tutto rispetto per gli ebrei, tutto rispetto per i musulmani, tutto rispetto per i buddisti, tutto rispetto per tutte le religioni del mondo, rispetto pure per l'atei, rispetto per tutto. Ma un cristianesimo non è una purpeta, un ragionamento. O c'è qualcuno che ci crede, che se un musulmano, un ebreo, non trovava pace e pio, se non trovava una persona che sana, una persona che aveva qualcosa, lasciamo stare i segni che portava pure di Gesù, che sono un po' impressionanti, però era una persona che credeva a Gesù Cristo. Non accorgiamo quando c'è una persona che crede a Gesù Cristo, è un contachiacchia. Siamo liberati dalla schiavitù del peccato e diventiamo e viviamo figli di Dio, siamo generati, cioè a una vita nuova. Ecco, quando è che si realizza questo per noi? E poi dice le verità fondamentali. Come seme nel battesimo. Ma io che sono stato battezzato il 29 settembre del 1957, ho incominciato a rendermi conto che Gesù Cristo era dentro di me, piccolino, rachitico, il 28 maggio del 1983. Capite? Dopo 26 anni, perché noi ne facciamo un battesimo, ne riceviamo la prima comunione, la seconda, la terza, la quarta comunione, ne facciamo la cresima, ne sposiamo alla Chiesa. Non è che è lì che si risolve il problema, è quando io mi accorgo, quando io mi rendo conto di quello che ho ricevuto. Se non me ne accorgo e se non c'è nessuno che me lo dice, come faccio a me ne accorgere? È come se tengo un'eredità in America o all'Australia di 10 milioni di euro o di dollari, non parente lontano, ma all'assato, ma io non lo so. Quindi di questi 10 milioni che tengo in Australia, in America, chi ne fa? È come se non li avessi, ce l'ho. Potrei usarli. Ecco, la vita di tanti di noi è così, cioè noi abbiamo un tesoro dentro di noi e non lo sfruttiamo, che è la presenza di Cristo, specialmente per noi che siamo stati battezzati, ma dobbiamo dire tante volte battezzati inutilmente. Ecco perché è importante che ci sia qualcuno che lo annunci. Allora, il battezzato, una volta, dice, fa sta catechesi il Papa, usciva dalla vasca e indossava la nuova veste, ma era grande, non era bambino. Quella bianca, cioè il segno che erano stati cancellati i peccati, specialmente il peccato di non conoscere Dio, di non conoscere l'amore di Dio, era nato, cioè, ad una nuova vita, immergendosi nella morte e resurrezione di Cristo, era diventato figlio di Dio. San Paolo nella lettera ai Romani scrive: voi avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. È proprio lo Spirito che abbiamo ricevuto nel battesimo che ci insegna, ci spinge a dire a Dio Padre, dice Papa Francesco, o meglio Abba, che significa papà. Così è il nostro Dio. È un papà per noi, ma non lo dobbiamo paragonare ai nostri padri. Io tempo fa, chiacchierando con un ragazzo, mi raccontavo un po' la sua storia e diceva che appunto il papà non l'ha conosciuto, è venuto in Italia quando aveva un anno, il papà non l'ha mai conosciuto, la mamma ha tirato avanti con tanta fatica, loro tre, i tre figli, ma poi un tumore a 41 anni, se l'è presa. Vai a parlare di Dio a questi nostri fratelli. Ecco, ci vuole non la parola, ci vuole
l'esperienza, il dire vieni, vieni. Ecco, noi, amici miei, o cristianesimo non sappiamo manca dove sta di casa. Cominciamo a capire il cristianesimo chi è. Se vedessimo qualche nostra famiglia, chi rapa le porte da casa e incomincia ad accogliere altre persone. Ci sono, amici miei, ma al nord, famiglie per l'accoglienza, che accolgono. Io una volta ho mangiato, e quando me lo ricordo mi impressiono, ecco, in Toscana, in una famiglia, quelle fondate da Don Benzi, ecco, un marito e una moglie, tre figli loro, tre gioie i figli, e tre figli con problemi su paeseggi a rotelle, accolti in casa, due mezzi esauriti, adulti, capite? Famiglie per l'accoglienza, però dov'era la forza? C'era la camera di mangiare, la cucina, e c'era una stanzetta dove c'era il corpo di Cristo, una cappelletta piccirilla già a casa. Ecco, se incontri una famiglia di questo, incominci a sentire che Gesù Cristo non è una chiacchiera, un né volemo se bene, coraggio, facciamo un po' di carità pelosa. No, è una forza che la vedi in atto, carissimi amici. Questo dobbiamo desiderare, che lo Spirito ci cambi la vita, ma cambi la vita delle nostre famiglie, se no stiamo con questo figlione, con questi due figli e li rimbambiamo, no? Cioè, tanti nostri figli che ci ricoccoliamo, ma non ci diamo la vita. Abba, che significa papà, così è il nostro Dio, è un papà. Per noi, lo Spirito Santo realizza in noi questa nuova condizione di figli di Dio, e questo è il più grande dono che riceviamo dal mistero pasquale di Gesù. E Dio ci tratta da figli, ci comprende, ci perdona, ci abbraccia, ci ama, anche quando sbagliamo. Già nell'Antico Testamento il profeta Isaia affermava che se anche una madre si dimenticasse del figlio, Dio non si dimentica mai di noi, in nessun momento. E questo è bello. Ecco, allora carissimi amici, in carcere a Cosenza abbiamo iniziato degli incontri di catechesi, anche di annuncio, ecco. Due volte alla settimana ci incontriamo con tanti nostri amici, speriamo che qualcuno risponda, perché sono due gruppi diversi, c'è uno che è abbastanza rumoroso, i detenuti comuni sia alla messa che agli incontri, ecco, non sono abituati all'ascolto, ecco, che spero che piano piano, ecco, aprano il loro cuore, la loro mente e accolgano l'annuncio, perché Gesù sta passando nel carcere a Cosenza, sta dicendo io sono con voi e ci sta chiamando tutti a seguirlo, io per primo. Ma ci sono anche tanti momenti, sono iniziato domenica scorsa qui a Cosenza, in tante piazze della nostra città, ma anche in altri paesi, ci sono dei fratelli che stanno testimoniando, annunciando la loro fede cristiana, cattolica, ecco perché si può vivere il cristianesimo in modo diverso anche nella Chiesa cattolica, tutto rispetto per gli evangelisti, tutto rispetto anche per i testimoni di Geova, che però su alcune cose proprio non ci siamo, però Dio poi è il giudice di tutto, ma la Chiesa, ecco, con questo nostro grande pastore, ecco, speriamo davvero che ci possa essere un rinnovamento in questa primavera, ma che sia un rinnovamento visibile, tangibile, possiamo vedere qualcosa che siamo costretti a dire, ma forse c'è veramente su Gesù Cristo che è risorto da morte, perché quando sono stato nel 2004 in Terra Santa, la cosa che mi ricordo di più è che il sepolcro è vuoto, non c'è né ossa né resti, perché Gesù Cristo è risorto e vuole vivere in noi e soprattutto tra di noi, perché quando due o tre sono riuniti nel mio nome, lì c'è Lui. Il caro Amedeo Scarpelli, il nostro regista, ci fa segno con il battito delle mani che è finito il nostro tempo a disposizione. Noi salutiamo lui, io saluto tutti voi e vi do l'arrivederci, ma sempre a Dio piacendo, al prossimo sabato.